giro di vite contro i furbetti dei vaccini. Da oggi pomeriggio ci saranno anche i carabinieri del NAS al Pala di Martin di Montesilvano, dove questa settimana è in corso la campagna vaccinale dedicata al personale scolastico della provincia di Pescara. Questa mattina riunione tra ASL e Comune, per noi c'era Anna Di Giorgio. Sì, Gigliola, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. In questo momento con la telecamera di Andrea Berardinelli ci troviamo davanti all'ingresso della Direzione Generale della ASL di Pescara, dove questa mattina si è svolto un incontro, un vertice con il Comune di Montesilvano per fare il punto della situazione sulla macchina organizzativa della somministrazione dei vaccini per il personale scolastico della provincia di Pescara, che in questo momento è chiamato a vaccinarsi presso il Paladin Martin di Montesilvano. Quello che va chiarito, e di questo si è discusso questa mattina, è il giallo della discrepanza dei numeri tra quanti hanno diritto effettivamente a ricevere il vaccino tra le persone appunto che fanno parte delle categorie del personale scolastico che si sono iscritte sul portale della regione avendo manifestato il proprio interesse alla campagna vaccinale, e invece quelli che poi sul portale del Comune di Montesilvano hanno effettivamente prenotato un appuntamento presso il Paladin Martin per la somministrazione del vaccino. Ci sarebbero circa 2.000 persone in più che non farebbero ridare i conti, e proprio per questo motivo la ASL di Pescara ha allertato i carabinieri dei NAS di Pescara che già da oggi pomeriggio procederanno ad un controllo incrociato di codici fiscali e codici attribuiti dalle scuole alle persone che dovranno vaccinarsi, proprio per cercare di scovare, diciamo così, i cosiddetti furbetti del vaccino. Di questo si è parlato anche questa mattina in questo vertice. Gigliola, se sei d'accordo, chiamerei dalla regia l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ci ha spiegato come si stanno muovendo proprio per gestire questo disguido di numeri sulla campagna vaccinale al personale scolastico della provincia di Pescara. E con questo ti restituiamo la linea subito dopo le parole del sindaco di Montesilvano. Sì, intanto si è ragionato come portare al meglio le operazioni all'interno del nostro Paladin Martin, ma anche e soprattutto si è ragionato appunto questa difficoltà che è emersa dalla prenotazione effettuata da tante persone in più di quelle che avevamo previsto, perché quando mi sono caricato l'onere di coprire il personale scolastico di tutta la provincia mi si era ragionato un numero pari a 5.000. Siamo arrivati ad oggi a 7.800 prenotazioni e la piattaforma continua a produrre le prenotazioni appunto regionale. Davanti a questo ho dovuto per forza di cose confrontarmi con chi poi mette a disposizione anche non soltanto i vaccini ma anche il personale medico e infermieristico per cercare di raggiungere una soluzione, soprattutto per verificare quanto poi chi avesse prenotato fosse avente diritto. Questo perché purtroppo c'è stata probabilmente una cattiva interpretazione da parte di tanti. E non soltanto il personale scolastico inteso come docenti, collaboratori scolastici e amministrativi hanno fatto giustamente la prenotazione, ma presumo che anche altre categorie che non rientravano nella logica del mondo della scuola in questa prima fase di vaccinazione abbiano prodotto poi numeri esorbitanti. Noi comunque abbiamo infuso, come ancora una volta, tutte le energie possibili da un punto di vista del personale e soprattutto logistico sanitario, e contiamo di effettuare appunto i 7.800 prenotati ad oggi entro la data di sabato, facendo uno sforzo notevole e quindi potenziando il numero delle vaccinazioni e differentemente da come è accaduto fino ad oggi, e oggi pomeriggio ci si terrà una nuova giornata, una nuova vaccinazione pomeridiana, abbiamo raddoppiato il turno prevedendo anche la mattina. Qualcuno potrebbe dire perché non lo si è fatto prima, perché non si è pensato prima di ragionare anche la mattina, perché comunque noi siamo sempre a ricasco del numero di vaccini necessari, quindi oggi il numero di vaccini necessari oppure disponibili era pari a 900 e noi oggi vaccineremo ulteriori 900, così succederà
anche nella giornata di domani, ma già da mercoledì arriveremo a numeri importanti quali 1.600 vaccini, per arrivare appunto alla copertura totale dei 7.800 prenotati ad oggi. Sindaco, ma in questo momento chi è che sta facendo i controlli? Sicuramente non noi. Io so che la ASL ha comunicato ai carabinieri questa anomalia e so che si sta ragionando una forma di controllo, appunto, che non è facile sulla base del grande numero di prenotati. Quello che posso fare io invece è richiamare, insomma, alla coscienza tutti coloro che magari anche in buona fede hanno preso il posto di altri che in realtà ne avevano diritto. E quindi sono certo che intanto i controlli, ma anche con questa sorta di senso di responsabilità, si possa addivenire a una soluzione, a una situazione che ci consenta poi di chiudere il cerchio e quindi di coprire tutto il mondo della scuola che era stato pensato per ripartire in tranquillità con le lezioni.